Salve a tutti, sono Bernardo Foffa e volevo farvi un grande saluto qui dal FET di Colpi di Fortuna. Dopo il successo di Colpi di Fulmine, la premiata ditta Filmauro ha sfornato puntualmente il nuovo Cinepanettone, che sarà nelle sale il 19 dicembre. Hai visto mai? Un colpo di fortuna. Sì, facile. Sono socio con un deficiente che ha giocato 1, 2, 3, 4 e 5. Colpi di fulmine, quest'anno colpi di fortuna. Chiaramente non c'è l'amore, ma c'è la fortuna come argomento principale. Il tono è quello che un po' abbiamo sposato l'anno scorso, cioè di episodi più vicini alla commedia che non alla farsa che abbiamo cavalcato per tanti anni. Poi qui, essendo tre episodi, abbiamo avuto la possibilità anche con tre coppie di comici diversi di dare dei toni diversi a tutti e tre gli episodi. Di causa del suo male. Gli episodi sono tre, e ci sono dei colpi di scena, ci sono situazioni comiche. Ho una mezza storia con la cassiera. E allora tieni corna. Quello gli sta facendo sentire la presenza. La presenza. La presenza. Oh. Però ovviamente l'episodio più bello mi sembra chiaro che sia il nostro. Che culo! 6 milioni di euro sono stati vinti sulla ruota di Napoli. La storia del nostro episodio è molto divertente. Noi abbiamo un colpo di fortuna e vinciamo la lotteria. Il problema è che non ci ricordiamo dov'è il biglietto. Dov'è lo scontrino? Quale scontrino? Quello dell'otto! Nella giacca! E dov'è la giacca? Abbiamo perso il biglietto che è in una giacca che lui non si ricorda dove ha messo perché si è ubriacato per una storia d'amore. E quindi stiamo cercando questa giacca con questo biglietto della lotteria vincente dentro e anche stiamo cercando di capire perché è ridotto in questa maniera. La giacca! Che schifo, pure sudata! Avete schifata Miami? Ma come? State pazziando! Avete inteso, ma lo vende! C'è cascata! L'episodio che ci è capitato è ammantato, come l'episodio dell'anno scorso, da un'aura di fiaba. Fra 200 metri spostarsi sulla sinistra. È figo, non ti Walter, c'è pure il navigatore. Io sono un ex ballerino un po' decaduto, ho ballato ai tempi d'oro con Raffaella Carrà. E adesso insegno invece danza presso un centro anziani e mi arriva un'eredità. Un'eredità, finalmente un colpo di fortuna. Io penso che sia un'eredità in soldi o in beni immobili, in realtà si tratta di un fratello un po' squinternato. Mi dispiace signora, ma dobbiamo interrompere questa interessante conversazione. Ma è matto? Fratello sono io, sulle prime sembra un colpo di sfortuna perché il fratello in questione è un personaggio funestato da una serie di squilibri mentali. Oddio! Se sei mio fratello avrai come me il filicondo angusta. Il filicondo che? Per cui il quotidiano della vita della famiglia viene completamente stravolto e sembra un colpo di sfortuna. Tranquilla, l'unica cosa che lo fa arrabbiare è la parola niente. Mi dispiace di essere venuto così a mani vuote. Non fa niente. Ma non l'ho detto io! Non fa niente. Colpi di fortuna è un Cinepanettone rinnovato e svecchiato, con un cast di comici emergenti. Ma naturalmente uno dei punti di forza del film è un veterano della comicità come Christian De Sica. Ma è proprio oggi che sto aspettando la telefonata fondamentale! Lei mi contamina il telefono di sfiga! Ferma lì! Stop, stop! Lavorare con Christian è una roba fantastica. Cioè, credo che sia il sogno di qualsiasi attore comico. Christian De Sica nel film interpreta un imprenditore del lusso molto scaramantico. Certo che lei è molto più graffiofo. Però qui la Iella non attacca. Costretto a lavorare con me perché sono l'unico interprete di una lingua così quasi semi sconosciuta in Italia come il mongolo. Midejimon, Dr. Brunelligin, Omnof. Però porto discretamente sfiga. Mi hanno dato questo cartello ma non ho ancora letto che cosa c'è scritto. Solo che lui non se ne accorge subito, quindi... Io che sono uno scaramantico e vivo circondato da corna, da gobbi, da cosa, da santini, mi ritrovo a convivere con questo famoso iettatore e quindi all'inizio penso che mi porti fortuna, poi quando scopro che invece la causa è lui, insomma... Ne combiniamo di cotte e di crude. Ma che fa le corna? Allora lei pensa che io porto sfiga? È l'episodio chiaramente forse più farsesco, in quanto sono due personaggi anche un po' al limite. Avrà degli amici, una fidanzata. Purtroppo mi ha laffiato. È una cosa che capita a tutti. Insomma, laffiarmi così a 30 anni, schiacciata da un meteorite. Meteorite. Neri Parenti, poi, avendo fatto tanti fantozzi, proprio il maestro per fare questo genere di spettacolo, pieno di gag meccaniche, di situazioni, ed è la prima volta, perché io di solito ho sempre fatto o la commedia o
o la farsa, però la farsa più sulla battuta che sull'accadimento meccanico. E qui invece ci sono un sacco di esempi. Questa scena che stiamo per girare, ci canta una scimitarra in testa e poi prende fuoco la barba di questo mongolo con il quale io devo fare un affare. Ma che fanno sti sozzoni? Fanno uno scongiuro contro la Iella. Come dice De Sica, Neri Parenti è sicuramente un maestro della comicità slapstick. E in questo film ha avuto modo di mettere in risalto il suo senso del ritmo. Penso che soprattutto facendo, ripeto, 3 episodi, il discorso di ritmo e di sintesi sia fondamentale, in quanto tu devi cercare in un tempo molto ristretto di 35-40 minuti di raccontare una storia completa che abbia testa e fine e che anche all'interno abbia il suo perché. Ciao mamma, come stai? Ho chiamato per il vostro anniversario. Ci ha fatto gli auguri? Sì. Lui ha in mente perfettamente come viene meglio la gag fisica, diciamo, in video. Buongiorno Barbara. Ciao Piero. Piero, solite sigarette? Sì, sì. Sono 6 mesi che compri sigarette solo per vedere quella ragazza. Ti alza un braccio, fai così, spostati, fai finta, fai così, poi in realtà poi l'altro, il resto lo fa la controfigura. Pronto Mario, è successa una cosa terribile. Barbara, un altro. Ma come lo sai? Sono qua fuori dal bar. Ed è poi molto bello vedere tutte queste posizioni che lui ti dà, queste cose che ti fa fare, come poi vengono in video. Colpi di fortuna è un film in cui si ride senza un attimo di tregua, ma con la sua satira irriverente racconta in qualche modo l'Italia dei nostri giorni. Bisogna andare a vedere Colpi di fortuna perché secondo me dà ancora una volta una fotografia di quello che è il paese in questo momento. Parla della gente alla gente e soprattutto racconta delle cose vere. È difficile far ridere se non si parla di qualcosa che esiste, di quello che la gente vede per strada, e questo film lo fa. Forse. A me piace molto il contrasto fra la credibilità del personaggio e la follia invece di quello che fa e che dice. Non sono abituato a dormire da solo, ho sempre dormito con nostro padre e mamma. Ma sei mamma? Ed è 30 anni che non c'è più. Papà mi ha trovato tante altre mamme, molto giovani, molto carine. Io non mi sento Sordi che racconta capito, gli italiani e l'Italia, però posso dire una cosa, che con questi personaggi sopra le righe che ho fatto in tutti questi film credo di aver raccontato meglio l'Italia dei tanti film autoriali che non hanno lasciato il segno. Ero in coda per vedere se c'era un posto sul suo volo e non ci crederà, quello di fianco a me si è sentito male. Ci credo. E pensi che fortuna, era proprio su questo volo. Tranquillo. Nel posto di fianco al tuo. Bene, benissimo. E se De Sica nel corso degli anni ha saputo costruire un ritratto caricaturale dell'italiano medio, lo deve anche alle intuizioni di un uomo di cinema a tutto campo come Aurelio De Laurentiis. Un produttore come i grandi produttori di una volta, sceglie gli attori, li pensa, ha delle ottime idee, delle grandi intuizioni. E questa volta Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno voluto fare un regalo speciale al pubblico del nuovo cinepanettone, coinvolgendo i giocatori del Napoli. Il calcio cinema sono due piattaforme molto simili, entertainment di massa, quindi ci sembrava molto divertente avere tutti e due i mondi sposati in un unico prodotto. Ma che succede? La giacca! Il passaggio da campo ad attore è molto difficile, è la prima volta nella mia vita, era strano ma anche divertente. E aveva la giacca? Sì. Tutto quello che ricordi di sé. È divertente perché è una cosa nuova, è una cosa che a livello mio personale ma anche a livello di gruppo non abbiamo mai sperimentata. E mentre i suoi fuori classe giocano a fare il cinema, Aurelio De Laurentiis continua a divertirsi con i suoi due giocattoli preferiti. Essere presidente di una squadra di calcio e fare il produttore cinematografico significa avere due grandi giocattoli, due mondi dove uno si diverte da morire. Dov'è che mi diverto di più? Ma è difficile dirlo perché il calcio è come se fosse un film sempre in fieri, perché non è scritta la sceneggiatura e quindi è un copione aperto, dove bisogna essere capaci di scrivere pagina dopo pagina estemporaneamente. Il cinema è una produzione dell'ingegno che si realizza attraverso un processo industriale, quindi il successo di un film è prevedibile. A Natale noi andiamo al cinema a vedere il film di Aurelio De Laurentiis, il dottor Aurelio. Il dottore De Laurentiis, anche presidente del Napoli. Perché il film è talmente bello, questo film qua, che io quando lo rivedo, poi lo voglio rivedere un'altra volta. Non riesci a uscire dalla sala? Una sciatina magari, ma però poi si torna subito. Ma che sei lì che sci e dici, ma Luca, vai. E allora torni al cinema.